Ogni anno vengono uccisi 160 milioni di animali per essere trasformati in pellicce. Vengono uccisi in maniera allucinante, con mazzate sul muso, con degli strumenti che rompono il cranio, perché ovviamente la pelliccia deve essere preservata, quindi è sulla testa che si concentrano coloro che ammazzano gli animali, oppure con scariche elettriche, oppure con le camere a gas, come facevano i nazisti con gli ebrei. In questo modo si producono le pellicce. Un capo che noi consideriamo non elegante, perché ci chiediamo come si faccia a essere eleganti con addosso la morte e il sangue. Per produrre una pelliccia di visone si ammazzano dai 30 ai 50 visoni. Per fare una pelliccia di volpe ci vuole l'uccisione da 10 a 20 volpi, per fare una pelliccia di ermellino si ammazzano tra i 180 e i 240 animali. Come si fa a pensare di essere belli ed eleganti con morte e sangue addosso? Le alternative ci sono? Sono le pellicce ecologiche o sono i cappotti che indossiamo tutti noi? Le pellicce ecologiche sono molto più eleganti, proprio perché non sono sanguinolente, sono molto più economiche, sono molto più calde, sono molto più resistenti. Noi siamo davanti al MIFUR, che è la manifestazione dei pellicciai, dei produttori, dei commercianti di pellicce, e quindi per noi di morte e crudeltà. Chiediamo anche a loro di cambiare il sistema, di cambiare il metodo produttivo e di mettersi a produrre pellicce ecologiche o cappotti. Signori, questa è proprietà privata. No, ce l'ha già detto il signore. No, sono loro, non io. Il dirigente del servizio. Questo non è danneggiamento? Noi entriamo a fare un falò delle vanità, cioè un falò delle pellicce, o seppellire le pellicce affinché fossero seppellite anche dalla nostra cultura. Purtroppo le forze dell'ordine ce lo hanno impedito, perché evidentemente fare sensibilizzazione risulta essere un'attività pericolosa.